Gli era stato vietato di mangiare in mensa perché non aveva il Green Pass, ma ora il trentenne autistico che frequenta il centro diurno Gabbiano ha ottenuto giustizia e potrà tornare a consumare il pasto insieme agli altri ospiti della struttura. La mamma Adelaide ci aveva raccontato dei disagi iniziati dopo una lettera firmata dal responsabile della cooperativa Labirinto che gestisce il centro. Vi comunichiamo, si leggeva nel documento, che come da indicazioni ricevute dall'area Vasta 1, da giovedì 25 dicembre la possibilità di usufruire del pasto sarà consentita solo a chi è in possesso del Green Pass. Non veniva specificata però alcuna normativa di riferimento. La cosa certa era che Antonio, senza lascia passare, rimaneva escluso. Da qui la decisione della madre di rivolgersi all'avvocato Pieppe Ricci. Presentato il ricorso, ieri il giudice del Tribunale di Pesaro le ha dato ragione. Avvocato, una bella vittoria per la mamma, ma soprattutto per il ragazzo. Assolutamente sì, siamo estremamente contenti di come si sia risolta la vicenda. Soprattutto perché siamo riusciti a dare nuovamente un sorriso a questo ragazzo che dal 27 di novembre ha avuto una limitazione di quella che era la sua vita già poco socievole a causa delle problematiche che l'affliggono. E quindi da oggi è tornato a frequentare la mensa? Sì, è tornato a frequentare la mensa con un grande sorriso, con tutta la forza e la gioia che la mamma gli dava. E grazie soprattutto a questa sentenza meravigliosa emessa dal dottor Storti del Tribunale di Pesaro, che soprattutto ho avuto tanta pazienza per leggere il mio ricorso lunghissimo e quindi come sempre si è dimostrato un ottimo ascoltatore, lettore e giurista. Che cosa ha dichiarato nello specifico? Cosa ha stabilito? Beh, il dottor Storti ha fatto una sentenza molto riassuntiva ma eccellente, perché ha affrontato tutti i punti. Sostanzialmente ha affermato che le direttive date dall'ASUR sono delle direttive assolutamente illegittime, perché la normativa in questione è stata creata non per chi usufruisce dei servizi socio-sanitari, sia in forma residenziale che semi-residenziale, ma esclusivamente per i lavoratori. Quindi, ha proseguito l'avvocato, non si può applicare per analogia. Nella sentenza poi si precisa che è messo in discussione l'esercizio dei diritti della persona. Quello che da sempre noi avvocati sosteniamo, una lesione dei diritti costituzionalmente protetti. Quindi il giudice proprio per questo motivo l'ha resa immediatamente esecutiva e questa sentenza a mio parere è applicabile in maniera molto analogica per tutti quei casi in cui viene impedito l'accesso alle mense. Si pensi agli studenti universitari che hanno una limitazione sia per l'accesso alle mense sia per le biblioteche, si pensi anche alle RSA. Per cui è stato finalmente la prima sentenza in tutta l'Italia che affronta il problema del Green Pass e finalmente c'è stato un giudice che ha avuto l'onore e il coraggio e la forza di stabilire, di dire quello che è, cioè che i diritti sono dei diritti costituzionalmente protetti e che non possono essere limitati in questa maniera con applicazioni analogiche. Ora chiederete anche danni morali? No. Non era intenzione della cliente richiedere i danni morali, non è neanche intenzione mia di agire come legale per chiedere i danni morali. Io continuerò a combattere al fianco di tutti coloro che vogliono vivere, a fianco di tutti coloro che vogliono essere riconosciuti nuovamente dalla società e dalla Costituzione come soggetti nati liberi, pensanti e decidere di scegliere. Il problema è che in realtà in tutto questo periodo storico si è fatta una sorta di guerra fra poveri, di vaccinati contro non vaccinati, al fine di rendere il gioco politico molto più facile per scelte politiche. In realtà io mi auguro che tutti gli italiani comprendano che siamo italiani, che siamo esseri viventi, indipendentemente dalla nazionalità che abbiamo, che siamo tutti degli esseri umani e che quindi tutti insieme dovremmo combattere per tutelare i diritti di tutti, senza avere paura del diverso e dell'altro. Il concetto di inclusione che si insegna ovunque, dovremmo impararlo noi per primi, includere il diverso, colui che la pensa diversamente da me. Principio fondamentale non deve essere condividere tutto, ma accettare tutto. Poi siamo liberi di scegliere se condividere o meno.